è aperto a tutti e noi abbiamo anche proposto alle eccellenze delle scuole che ci sono sul Piemonte, tra il suo Oriente, il Giallo, il Politecnico, l'Università di Torino. Il pregio dell'onore che la città di Torino ha creduto nel nostro progetto, ce l'ha anche patrocinato, e questo devo anche ringraziare direttamente l'assessorato alla cultura con l'assessore Francesca Leone e il suo staff. Qui in rappresentanza abbiamo il dottor Martese, che a cui dovrei dire grazie per tutta l'assistenza di tutto questo contest. Il contest che cosa prevederà? Prevederà l'ideazione, la progettazione di una calzatura uomo o donna di fascia lusso. Lusso noi intendiamo una calzatura che abbia delle caratteristiche molto ben precise. Non abbiamo messo dei vincoli specifici all'interno del contest per lasciare il più possibile al designer spazio della creatività. Saranno poi noi giurati, adesso vi dico, a decidere chi saranno i primi 13. Il contest parte oggi e si concluderà il 22 di dicembre alle 23:50. Il 23 di gennaio di dicembre inizieranno le valutazioni che si concluderanno il 22 di gennaio e ci sarà la sessione dei primi 3. Che cosa vincono i primi 3? Il primo vince la realizzazione della sua calzatura e l'inserimento della stessa nella nostra linea vendita. Non solo, verrà presentata poi su una mostra specifica che stiamo cercando di organizzare entro giugno 2018 ad Abu Dhabi in collaborazione con le istituzioni italiane. In collaborazione intendo con l'ambasciata e il consolato. Il secondo e il terzo avranno la prototipazione della calzatura, nonché l'esposizione delle loro opere all'interno di tutte le mostre eventi che faremo. Qui all'anno prossimo sicuramente presenteremo ancora degli eventi sul mercato di Dubai, presenteremo una fiera entro fine anno ad Abu Dhabi e l'anno prossimo, entro marzo, presenteremo alla Fashion Week. La giuria. La giuria è composta da 9 personalità molto ben conosciute sul territorio. Passiamo al primo dei giurati è l'assessore al commercio. Il secondo giurato è la Francesca Leone, assessore alla cultura. Il terzo giurato è Marzola Antonelli, segretario generale USACI. Quarto giurato è Romana Battista, che sta arrivando insieme al quinto giurato, che è Paolo Biancone, che si scusano per il ritardo, ma sono stati trattenuti visto che questa settimana è pregna di eventi e le varie personalità cercano di dividersi nei vari appuntamenti. Poi una menzione speciale va fatta al presidente di giuria. Il presidente di giuria è Miriam Tampone, che vedete qui seduta accanto a me, perché lei è un giovane emergente designer piemontese, ha 25 anni e vogliamo e abbiamo voluto affidare questo importante compito a lei perché vogliamo che sia un designer che valuti i lavori di tutti i giovani designer, quindi sarà un loro pari. Ovviamente abbiamo messo come presidente di giuria chi anche ha le capacità tecniche per poter andare a valutare i disegni strutturali, i disegni e le tecnicismi di costruzione stesse delle calzature. Altri due nominativi dei giudici, non meno importanti, sono Valeria Carriere, che è una giornalista di Top Accessori, e il presente, di cui mi onoro di averla conosciuta, perché è un'istituzione nell'ambito della stampa, Elena Del Santo, giornalista della stampa. Quindi questa è la nostra giudice.